oggi vediamo come si risolve la differenza di angoli. Allora, vediamo, ho già preparato un esempio, una possibile differenza tra due angoli. Naturalmente avremo sempre l'angolo maggiore meno l'angolo minore, non posso fare il contrario, non posso fare il piccolo meno il grande, ma sarà sempre il grande meno il piccolo. Anche in questo caso, come nell'addizione, io devo mettere incolonnare le misure angolari con la stessa, dello stesso ordine, quindi secondi con secondi, primi con primi, gradi con gradi. E l'operazione che io faccio, mi raccomando, deve sempre partire dall'ordine più basso, quindi in questo caso dai secondi. Devo fare 53 meno 46, semplicemente 53 meno 46 nelle operazioni nel sistema decimale, che fa 7 secondi. Poi devo fare 38 primi meno 25 primi, che fa 13 primi, e 30 meno 15, che saranno 15 gradi. Ecco il risultato. Questo è l'angolo di differenza tra i due. I due erano due angoli acuti, la differenza ovviamente è un angolo acuto. Andiamo a vedere questo secondo esempio adesso, perché naturalmente sembra facile, ma non è sempre così facile. Quindi andiamo a vedere qui che cosa succede quando mi trovo in questa situazione. Allora io ho sempre un angolo, in questo caso ottuso, perché è maggiore di 90 gradi, meno un angolo acuto. Parto sempre dalle unità di misura di ordine inferiore, quindi dai secondi, e devo fare 18 meno 30, ma io non posso fare 18 meno 30. Allora faccio come nella sottrazione nei numeri decimali, vado in prestito nel 34 di un primo, quindi questo 34 diventa 33 primi, ma un primo, ricordatevi, sono 60 secondi, quindi io qui ai 18 secondi che ho vado ad aggiungere 60, quindi alla fine avrò 78 secondi. Ora posso risolvere 78 meno 30. 78 meno 30 fa 48 secondi. Adesso passo ai primi, 33 meno 57. Anche in questo caso, vi cambio il colore, non posso eseguire la sottrazione. Quindi devo andare in prestito ai 97 di un grado. Questo 97 diventa 96 gradi e questi 33, ricordatevi che un grado sono 60 primi, questi 33 più 60 primi diventano 93 primi. Ora posso fare 93 meno 57. 93 meno 57, ora il calcolo qui è un po' più complicato, quindi 13 meno 7 fa 6, questo diventa un 8 perché siamo nella differenza, nella situazione decimale, quindi 8 meno 5 fa 3, quindi 36 primi. Infine 96 meno 42, questa è un'operazione che naturalmente devo poter fare perché avrò sempre il grande meno il piccolo, quindi 6 meno 2 4, 9 meno 4 5, quindi 54 gradi, 36 primi e 48 secondi. Esempio, vediamo un altro esempio. Allora, questi avremo sempre alfa meno beta perché alfa è più grande di beta, quindi devo sempre fare il grande meno il piccolo. E quindi comincio a incolonnare i due angoli. Qui ho 48 gradi e 13 secondi, quindi qui mi mancano i primi. Nella scrittura in linea io non ho bisogno di scrivere i primi, potrei anche scrivere 0 primi e 13 secondi oppure non scrivere niente. Però poi quando incolonno devo lasciare lo spazio per i primi. La nostra è una sottrazione, quindi qui incolonerò i gradi con i gradi, quindi 20 gradi sotto i 48, 36 primi e 38 secondi sotto i 13 secondi. Anche qui la nostra, la sottrazione che dobbiamo eseguire. Il risultato sarà appunto alfa meno beta. Adesso partiamo come al solito dall'ordine più basso, 13 secondi, e dobbiamo fare 13 meno 38, ma non si può fare. Quindi devo andare in prestito ai primi. Che non ho, allora cosa faccio? Vado in prestito ai gradi, quindi da 48 mi diventano 47 gradi e questo grado che ho tolto diventano 60 primi. Ecco che adesso ho un piccolo, uh, un
piccolo immagazzinamento di primi da cui pescare un primo, quindi questi diventano 59 primi, il primo sono 60 secondi che vado ad aggiungere ai 13 secondi che già avevo, quindi 60 più 13, 73 secondi. Ecco che adesso posso fare 73 meno 38, quindi abbiamo 13 meno, qui ovviamente una differenza nel sistema decimale, quindi 13 meno 8 fa 5, 6 meno 3 fa 3, quindi abbiamo 35 secondi. 59 meno 36 si può fare, 9 meno 6 3, 5 meno 3 2, quindi 23 primi, e 47 meno 20 che fa 27 gradi. Ecco il risultato della differenza che abbiamo osservato.